Perché quando sei venuta, vieni da me, sì, tu hai fatto questa dichiarazione, perché io ti ho detto, ma sei fidanzata, non fidanzata? Sì. E tu hai dichiarato questo, era il 24 settembre. Cosa ho detto? Questo hai detto. Meno male che esiste la TV, capito? Le registrazioni. C'è una cornice che mi preme girare. C'è, sì, l'amore c'è. Giriamo, ci sarà la foto con lui, no? C'è un cuore. C'è davvero o c'è per... No, c'è davvero. Esiste. Viste le notizie che scorre, esiste. È vero, non è... Cioè, non è solo social o cose, esiste. Come si chiama? Non te lo posso dire. Dai, lo vorrei tenerlo anche per me. Rivediamo cosa ha scritto Luca Favilla venerdì scorso. Okay. Ora, io mi chiedo, questo ragazzo, bello, talentuoso, di lui non sappiamo dell'amore, se c'è o non c'è, come mai è stato così impulsivo nello scrivere qualcosa in merito alla tua esibizione? Ti devo rispondere. Vabbè, l'amore rende impulsivi certe volte. L'amore rende impulsivi! Quindi, Luca Favilla, sì, è il tuo fidanzato? Sì, è il mio fidanzato, adesso l'abbiamo svelato. Le campane, Mr. Paul, un fiore d'arancio, qualcosa. Niente. Ecco. Ma state insieme? Eh sì, ma da 2 anni già. Da 2 anni? Da 2 anni. Ma perché sì, non l'avete mai detto? Perché, come ti ho detto l'altra volta, io sono una molto timida. Lui pure, quindi siamo due, cioè, timidi. E se arrivavamo noi, ti vieni da me per fare... Sei stata tu. Intanto, per chi si fosse perso chi è Luca Favilla, ve lo presentiamo, perché lui in questo momento è a Miami. Bello e tenebroso, dall'alto dei suoi 191 centimetri di statura, Luca Favilla è uno dei ballerini più amati della scuderia di Ballando con le Stelle, capitanata da Milly Carlucci. Nato a Roma nell'aprile del 1995, ha avuto fin da bambino le idee molto chiare sul suo futuro e, messo in tasca il diploma, si è dedicato anima e corpo alla sua unica grande passione, la danza. Se della sua determinazione e del suo talento non ne ha mai fatto mistero, Luca è sempre stato molto geloso della sua vita privata, tanto da tenere nascosto il nome della donna che ama ormai da tempo, almeno fino ad oggi. Da 2 anni Lidia Schillaci e Luca Favilla stanno insieme. Eh sì. Allora, a parte dove le... voglio sapere tutto adesso. Luca, dove allora, vi siete conosciuti? Ci siamo conosciuti a Ballando. Insomma, poi al lavoro, insomma, così. Tu cantavi e lui ballava? Sì, 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 sì. Lui è stato così attratto dalla mia voce, perché sai che a Ballando comunque io ero nella big band. E niente, poi ci siamo conosciuti. Ma scusami, è stato intraprendente, devo dire molto. È stato lui? Sì. Tu scendi. Perché l'orchestra è su in alto e poi c'è tutta la platea. Esatto, così. Guarda, siamo... Poi non c'è tanto da dire perché siamo due persone molto timide, molto semplici, legati molto ai valori della vita. Quindi questo è quello che per noi conta, più di tutto. L'anno scorso lui ballava con Manuela Arcuri. Tanto, e lavoriamo tanto. Ballava con Manuela Arcuri, sì, tu non eri sì, un po' geloso? No, 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 Manuela è fantastica. Però Manuela è tanta roba. Vabbè, sì. Cioè, quello è ovvio. Da gelosona ti dico, non no, eri gelosa? No, 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 guarda, ma in questo lavoro non bisogna essere gelosi. Certo, un po' di gelosia sana ci sta, ma quella certo, sana. Vabbè. Però in questo lavoro, non, secondo me, la gelosia va messa da parte. E si va avanti. E si deve andare avanti con altro, con altri tipo di valori. Venerdì scorso, ritorniamo a quello che è successo venerdì scorso. Sì. Vediamo la tua esibizione. Dai, che è stata perché una cosa stupenda, che mi sono emozionata, mamma mia. E lì proprio che... c'è la pubblicità, mi dicono. Quindi okay, vediamo dopo la pubblicità. Allora, dopo la pubblicità vediamo la tua esibizione. Va bene. E capiamo perché Luca Favilla, il tuo fidanzato, sì, è ufficiale, si è così tanto arrabbiato. Dai. A tra poco, ancora buon pomeriggio, siamo in diretta, sono le 15:12 minuti e Lidia Schillaci pubblicamente ha ceduto. Cosa mi hai dichiarato? Dai, vabbè, adesso lo... Dillo, dillo,
Dillo. Io e Luca siamo fidanzati. L'ho detto. E Luca Favilla da Miami si è un po' arrabbiato quando ha sentito i commenti della giuria di Tale e Quale dopo l'esibizione, dove tu hai cantato Almeno tu nell'universo, della grande Mia Martini. Sentiamo. La voce l'ho sentita non sempre simile a quella di Mia Martini, secondo me. Però questo è il mio... ragazzi, io, è il parere di, io dico di quello, Vincenzo, quello che ha sentito Vincenzo. Non c'era quel graffiato, quel roco, quel sporco che c'era nella voce di Mia. Cioè, tu hai cantato benissimo questa canzone, l'hai fatta una versione tua meravigliosa, ma... non c'era quel graffio, secondo me, che serviva. E anche il viso non è molto somigliante. Imbarazzante come giudici cerchino di descrivere in modo più che superficiale l'impegno messo nel provare a imitare un pilastro della musica italiana. Allora, questo è Luca. Vogliamo sentire Lidia. Vabbè, questo è Luca. Adesso io ovviamente questa settimana ho letto centinaia di commenti. Cioè, diciamo che Luca è stato un po'... quella voce, poi si sono accodati veramente commenti, tutti simili tra l'altro a quelli di Luca. E non sono veramente... tutti innamorati di te, no, ecco. No, no, però io devo dire che adesso siamo al torneo. Al torneo c'è un livello altissimo, quindi io non vorrei mai essere nei panni dei giudici, perché giudicare in questa situazione è abbastanza difficile, quindi io rispetto assolutamente la giuria e quello che hanno detto, quello che hanno secondo loro recepito dalla mia imitazione di Mia Martini, è assolutamente una giuria di qualità, quindi veramente ho letto di ogni, quindi mi dissocio da tutto questo, perché assolutamente ti una giuria... Ti dissoci anche da Luca Favilla? Ma allora, io rispetto il pensiero di tutti. Quello suo, quello di tutti, quelli che hanno commentato, e ringrazio veramente per l'affetto, perché io l'unica cosa che posso dire è che mi sono emozionata dalla prima all'ultima nota cantando Mia Martini, che è stata una cosa che mi è proprio entrata dentro, mi è entrato dentro tutto il suo soffrire, e lei diceva questa frase, e con questa frase sono salita sul palco, sono entrata dentro l'ascensore, lei diceva: se non si capisce, se non si ha sofferto nella vita e non si sa soffrire, non si sa nemmeno cosa vuol dire amare. Quindi questa per me è stata la frase che mi ha accompagnato. Che mi ha accompagnato, perché Mia Martini è stata una donna meravigliosa, una donna forte. Io sono veramente felice. Venerdì cosa sarai? Venerdì sarò un'altra donna fortissima, Edith Piaf. Edith Piaf che ha... Blocchiamo allora Luca Favilla dai commenti. Luca, che è a Miami? Sì, in questo momento è a Miami. Quanto tempo resterà? Tanto? Resterà qualche mese, sì. Sì. No, non vi vedete tutto questo tempo? Sì, sì. Ecco perché mi ha mandato un messaggio per te. No, dai. Aiuto, lo sapevo che dovevo farmi il segno della croce prima. No. Ciao, amore mio. Anche qui da oltreoceano ti seguo, ti sto ammirando, mi stai facendo... emozionare tantissimo, mi raccomando, continua così, continua forte, che so che ce la stai mettendo tutta, mi raccomando. Vabbè, sono contenta, sono veramente contenta. Ci siamo visti una sera a Maleficent, sì, tutte e tre insieme, sì. Ho immortalato, anzi sì. C'è la Costina con me che ha immortalato quel momento per rimuovere una foto. Sì. Mi prometti che appena torna da Miami tornate qui insieme? Guarda, allora, se vorrà anche lui, molto volentieri. Dai, così rifacciamo una foto migliore di queste luci che c'erano lì alla serata di Maleficent, che siamo tutte e tre brutti. Grazie, Luca, vieni da me con Lidia Schillaci, grazie a te. Mille. Ti vediamo venerdì sera. Sì, auguratemi in bocca al lupo, perché sì. Sarà difficilissimo. Saremo tutti con te. Grazie. Lidia Schillaci. Grazie. Ciao, Lidia.